Ciao leggine, eccoci a una nuova lettura settimanale. Visto che questa modalità vi è piaciuta, la facciamo anche questa settimana. Vi darò prima una visione di quello che succederà questa settimana e sul finale un messaggio e un decreto. Quindi iniziamo subito a vedere come sarà la nostra settimana. Poi chiaramente ciascuno dovrà declinarla sulla propria vita. Sto facendo le acrobazie. Perché così riesco ad avere una carta per e farvi una bella lettura. Ottimizziamo i tempi. Allora, giudizio, apriamo alla grande con una bella ferita. Quindi questa settimana potremmo o renderci conto che siamo particolarmente giudicanti o renderci conto che abbiamo una ferita da giudizio perché magari siamo cresciuti in una famiglia giudicante che ci ha fatto diventare a nostra volta giudicanti in alcuni casi o particolarmente sensibili e che fa male quando ci sentiamo giudicati. Quindi in un modo o in un altro dovremmo lavorare con questa ferita. Come? Con Madre Terra, con Gaia nel nostro pianeta. Questa settimana prova questa tecnica. Devo dire che mi incuriosisce questa combinazione perché è una cosa che sto facendo. Non l'avevo condivisa con voi perché sto provando alcune routine, alcune pratiche per poi parlarvene. Questa in particolare la sto facendo in questo periodo. Quando mi ritrovo magari una ferita, un pezzo karmico, un blocco, una questione difficili da risolvere, che sento che in questo periodo magari è tanto per me, ho proprio bisogno d'aiuto, quindi non solo di andarci a ragionare, è come se sapessi già tutto. Magari sulla ferita del giudizio tu già sai tutto, sai da dove ti viene, sai com'era la tua famiglia, sai il karma familiare, quello personale, sai tutto. E hai bisogno di guarigione rapida. Se questa cosa vi piace, poi vi ci faccio un reel, uno short, cioè vi faccio la tecnica più rapida, però andate nella natura, al mare, in montagna, in campagna, in base a dove vivete. Qua, se vivete in città, vi tocca spostarvi, cioè dovete cercare di andare in un posto più naturale possibile. Se possibile da sole, cioè se siete al sicuro, che può essere anche so, il mare d'inverno, cioè ci potete andare per dire piuttosto che, e cercare di andare, se potete andare una sola volta, fare un piccolo rituale, cioè proprio un rituale composto, lo potete comporre come volete, come vi dicevo, se volete poi facciamo una cosa a parte, però un qualcosa che abbia un decreto potente. Super potente, quindi lo dovete preparare prima, che riguarda la ferita che volete sanare. Quindi nel caso del giudizio, andate, per esempio, in questo posto di natura, portate un'offerta biodegradabile o di cibo al luogo, quindi che ne so, potete portare un biscotto, un pezzetto di una cosa fatta da voi o comprata, cioè una cosa chiaramente non con la bustina di plastica, un'offerta a questo luogo e andare a dare questa ferita a questo luogo. Quindi se fate grounding, fatto conto, vi sedete a un albero, lasciate sprofondare tutto il dolore di questa ferita. E poi vi portate un decreto, un'affermazione da voi creata, tipo la mia ferita del giudizio è finalmente risanata. Cioè una cosa che è molto oltre il grado in cui state, ma che se vi fidate della potenza di Madre Terra è come se vi prendeste un acceleratore di guarigione. Se diciamo questa tecnica vi risuona, provatela. Io la sto andando a fare al mare e devo dire che è poderosa, è veramente potentissima. Io personalmente la sto vivendo in un posto di natura per fortuna e per progetto di vita mischiati insieme. Ci vado tutti i giorni, sto andando a fare 10-15 minuti tutti i giorni al mare a cose da guarire. Quindi vado, ne so, 3 giorni per una cosa, un giorno per un'altra. Sto lavorando così e lo sto lavorando unito
unito al, vedevo se stava in giro, invece ce l'ho di là, al quaderno 369. Quindi ho messo questo decreto poderosissimo, portentoso, super potente che ho creato per la cosa che voglio, lo sto scrivendo col metodo 369 sul mio quaderno e in più ogni giorno è come se andassi a guarire al mare, nel mio caso. Quindi il mio consiglio è di replicare una cosa del genere su la tua ferita del giudizio, se senti questa ferita o se giudichi o se ti senti giudicata nel posto di natura. E in quel caso puoi unire al tuo rituale l'aiuto dell'Arcangelo Michele. Questo mi fa preannunciare un'enorme novità che arriverà a brevissimo e che non vedo l'ora di comunicarvi. Spero che vi piacerà. Una parte di voi penso piacerà tantissimo. Molte di voi lo stanno aspettando, lo so, me lo chiedete da anni. Non è il corso dell'oracolo del karma, vi dico solo che ha a che fare con gli angeli e non aggiungo altro. E quindi c'è l'Arcangelo Michele. Potete, se fate fatica ad un certo punto, se vedete che intorno a sabato non avete ancora risolto questo problema di giudizio, non l'avete individuato, non l'avete capito, chiedete a Michele che lo tagli via. Vedete, un altro metodo rapido a conferma di questo trend del momento di risolvere alcune cose facili. Se avete visto la diretta di Ostara dell'equinozio, ho fatto una divinazione online, la potete recuperare anche qui su YouTube, in cui facevo proprio vedere che succederà, diciamo, da qua a 6 mesi a livello di progettazione, blocchi, desideri, fiori che sbocciano e quant'altro, e ci stava proprio questa necessità di andare più rapidi su cose come magari una ferita di giudizio che magari sappiamo già di aver avuto, di averci avuto a che fare, di averla risolta e non averla risolta. Quindi laddove sappiamo andiamo rapidi, come con la natura o con l'Arcangelo Michele. Peraltro questa cosa ritornerà, è pazzesco, comunque piccolo spoiler. E infine quindi un bel decreto per tutti noi: io vedo con gli occhi della mente e sento con le orecchie del cuore, legge della sfida. E infatti la sfida sarà proprio quella di fidarvi di quello che intuite, di individuare la vostra ferita legata al giudizio in qualche modo. Se volete che vi va di condividere questa cosa, potete anche scriverlo proprio qua sotto nei commenti se vi può aiutare a chiarirvi le idee. Se sapete o non sapete cosa fare, quindi affrontare o non affrontare questa sfida che vi permetterà di vedere con gli occhi della mente, quindi un'apertura differente, e sentire con le orecchie del cuore un ascolto differente. Quindi, se non hai questo oracolo, blocca il video e riscriviti questo decreto. Se ce l'hai, tiralo fuori e sarà un po' il tuo motto. Quindi un po' di miracoli ti dovrai fare questa settimana da sola, quindi andarti a guarire un pezzo, magari fino adesso non hai guarito, adesso tac, di netto te lo levi e poi aprirti a questa visione e ascolto differenti per portare a casa il risultato. Buona settimana e tanta luce. Se non sei iscritto al canale YouTube Leggere Magia, fallo subito. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like.